Laila Ali. Essere figli di, in qualsiasi ambito, è sempre un fardello difficile da portare. Gli inutili ed ingiusti paragoni sono per lo più distruttivi e sminuenti nei confronti del figlio di turno. I genitori stessi, spesso, possono essere più dannosi che altro, magari con le migliori intenzioni, ma pur sempre dannosi. Consigli che ormai non sono più validi coi tempi che cambiano, pressioni atti a far brillare ancora il cognome di famiglia. Comportamenti da chioccia che possono farti sentire inadatto a ciò che si fa o si sta provando a fare. Nel caso di Laila non è stato così e i risultati si vedono tutti. Laila, figlia del mostro sacro Muhammad Ali e della terza sua moglie Veronica Porsche, nasce il 30 dicembre del 1977. Ali padre ha ormai superato il periodo migliore e sta attraversando la vera fase calante della sua carriera. Laila però non è indifferente al lavoro del padre. E se già ogni padre è per i propri figli una sorta di supereroe, lei ha più ragioni di altri per pensarla così. E vuole imitarlo. Mohamed non è così felice di questa scelta, perché sa a proprie spese quanto questo sport possa essere bello, ma al contempo distruttivo. Sa bene i pericoli che si corrono. Laila studia, si laurea in economia e si crea un'alternativa lavorativa di vita. Ma la mela non cade mai troppo lontana dall'albero. Magari non avrà il suo talento, ma la sua cocciutaggine e se vuole fare qualcosa, la fa. Inizia a 18 anni come dilettante e a 21 passa professionista. E sapete una cosa? C'è tanto talento nella giovane Laila. L'esordio nel 1999 è contro April Flowell, vince per KO. Anche il suo secondo match contro Penny Baker finisce con un KO. E anche il terzo, così come il quarto match. Picchia duro la giovane Ali. Combinazione a due mani, guardia composta e ritmo incalzante. Non ha lo stile del padre, ma ha lo stile di Laila. 17 agosto 2002, primo banco di prova. L'avversaria è Suzette Taylor, campionessa del mondo di supermedi della ABA. Indovinate? KO. Il copione sarà più o meno sempre lo stesso nella carriera professionistica di Laila Ali. Su 24 match disputati non ne perderà neanche uno e solo 3 volte arriverà a sentire il verdetto. A conti fatti ha vinto tanto e si è preservata benissimo. Lasciata la box a soli 30 anni è diventata un personaggio televisivo molto amato, oltre a diventare un'esperta di fitness. Alla fine, in fondo, ha seguito un po' i consigli di papà.